Sembra la casa delle favole. Ma se si apre una porta, se si spalanca una finestra, ti accorgi che è la scatola dei mali oscuri. Perdita della memoria, disturbo del linguaggio, avvio verso la demenza. E se per ventura riesci a penetrare in un corridoio, tu li vedi questi corpi sfatti, che ruotano in girotonti di macabra allegria, con trombette di carnevale e visi ridenti da bambini invecchiati. Il rossetto nel frigo, l'arancia tra la biancheria, lo spazzolino nelle posate, le calze nel piatto, il Vangelo nei rifiuti, d'improvviso il caos. Fraseggi senza logica, domande infantili, confusione tra sole e luna, astinenza dall'igiene, apatia e attivismo, Venere nell'Ave Maria, Gesù in Catullo, spavento per la luce, fobia per i balconi. Vi chiedo perché, cerco di capire, mal di testa, vertigini, malesseri, disturbi, nessun sintomo. Chiedo testimonianze al fornaio, al lattaio, al fruttivendolo, tutto normale. Le solite rosette, il solito latte della centrale, la solita cicoria, la solita frutta, pere Kaiser, i pomodori di Pachino, gli odori, arance rosse di Sicilia. E allora, perché a casa la Babele? Dopo mesi, dopo molti mesi, ho saputo. Erano i segnali, i primi della malattia. La proteina cattiva assassinava i neuroni. Angio, tac, cranio. Sul giro del paraipocampo a destra, si reperta una piccola immagine ipodensa. Piccola immagine ipodensa. 0,5 cm. Riferibile a esito di lesione ischemica. Segni di modesta atrofia prevalentemente corticale. Per ora sono piccoli disturbi della memoria e del linguaggio, con un'iniziale perdita di orientamento spazio-temporale. Com'è strano questo male? Ieri insegnava da una cattedra universitaria, oggi non sai i nomi delle cose più semplici, come albero, pane, anello, sapone, libro, azzurro, sangue, cavallo, mela. Dalla cognizione della storia alla perdita dei ricordi, dalla logica alla incapacità di elaborare pensiero, dalla ricchezza del lessico al caos verbale. Una millimetrica apocalissi che si replicherà nella progressiva degenerazione delle cellule e sarà il tilt definitivo, con la morte o la demenza. Non sarà più seconda infanzia, ma isteria comportamentale. Aggredire, aggredirsi, mostrarsi nuda, defecare in pubblico. Il cammino a ritroso del progetto intelligente, Dio o Darwin, nel gioco del ritorno al principio, dal postmoderno al primitivo, annullando la catena dell'Homo sapiens. Ora in un'epoca di mezzo, tra cognizione e smemoratezza. Il suo viaggio nell'ignoto è il mio viaggio nell'ignoto, perché la sua malattia è la mia malattia. Perché in una coppia in cui uno dei due è malato di Alzheimer, il vero malato, il più malato, è l'altro che non è malato, perché sa, vede, soffre, mentre l'altro non sa, ed è come risparmiato dalla malattia, avvolto in un benevolo sortilegio. Non sapeva ripetere la parola pane, non sapeva cos'era l'orologio, non sapeva che giorno della settimana fosse, non sapeva in che città abitasse. La donna che assisto non è più quella che era. La malattia l'ha snaturata.
È un doppio con cui non ho nulla in comune. Non c'è reciprocità, scambio, relazione, specularità. Tant'è che si configura quel caso che il diritto canonico definisce error in qualitate persone. Non sono solo alterazioni della personalità, è qualcosa di più. Cancellazione, perdita di sé, trascuratezza del proprio corpo, isolamento. Oscilla fra differenti umori, ora disinibita, ora depressa, ora estroversa, ora silenziosa. Mi chiedo chi sia questa persona, una forma aliena. Mia moglie, sradicata dal suo corpo, che non riconosce la casa dove ha vissuto per 40 anni, dove ha percorso le tappe più significative della sua esistenza. Questo è il mistero. Come una volta, nelle prime classi della scuola elementare, abbiamo fatto i pensierini. La mamma stira la camicia. Nel giardino c'è l'albero delle mele. La mia amica indossa un vestito verde. Il fornaio vende il pane. Se dei pensierini ha scritto qualche parola, le tabelline si è rifiutata di ripeterle con me. Mi ha accusata di prenderla in giro. Ha accettato di cantare una canzone dello Zecchino d'Oro. 44 gatti. 44 gatti in fila per sei col resto di due. Più tardi, nella penombra, vedendo il falcetto di luna, ha allungato il braccio nel tentativo di afferrarlo con la mano. Tragica ironia. Lei, docente di storia. La storia è memoria. Lei perde la memoria. È un gioco perverso, una capricciosa sottrazione, come un bambino che gioca e per dispetto, per cattiveria, gli viene tolta la palla. Si dice che sia tornata bambina. No, non è vero. La bambina cresce. Lei regredisce e il suo sillabario è se cosa, macca, loscio, ribesco, algoso, come se inventasse una nuova lingua. A chi dico? Buongiorno, amore! A chi dico? Che fai a pranzo? A chi dico? Ho mal di testa. A chi dico? È un tramonto rosso fuoco. A chi dico? Senti il profumo del garofano. A chi dico? Credo di avere la febbre. A chi dico? Guarda il falcetto di luna. A chi dico? Ho un dubbio se... A chi dico? Ho tanta voglia di montagna, di prati, di silenzio. A chi dico? Ho fatto tanti errori nella mia vita. A chi dico? Passami il sale. A chi dico? Guarda, nevica a Roma. A chi dico? Domani è il compleanno di Francesca. A chi dico? Mi hanno privato anche di quella piccola drammaturgia casalinga. È strano che sia proprio io a chiedermi: ma questa donna alla deriva, in precedenza, ha avuto una vita? Ha avuto una presenza attiva, pensieri, sentimenti, passioni, amori, desideri. Ha avuto un ruolo nella società, ha donato, ha ricevuto. Ma strano che sia proprio io a domandarlo. Io che sono stato testimone, e più che testimone, attore, insieme con lei di azioni, di gesti, di eventi. Ci siamo innamorati, abbiamo fatto l'amore, abbiamo avuto nostra figlia, abbiamo vissuto, preso decisioni, condiviso scelte, attraversato la storia.
esiste un passato, non esiste un presente, esiste la storia, non esiste il vissuto quotidiano, perché il vissuto odierno lei non lo conosce. Non è malattia, è sottrazione di libertà, è azione fraudolenta, un'imboscata, come la fucilata di un cecchino. Fino a quando la pietà sarà la mia autodistruzione? Fino a quando il sostegno mi sottrarrà forza? Fino a quando lo starle accanto mi ruberà energia? Fino a quando? Sono esausto. L'eccezione si è tramutata in normalità, l'emergenza in stabilità, il provvisorio in quotidiano. Io mi consumo, mi degrado, e nel degradarmi, nello sfregiarmi, nel perdermi, avverto una sorta di autocompiacimento. Non riesco più a controllare i sentimenti. Ieri l'ho odiata. Per la prima volta l'ho odiata. Perché con la sua malattia mi ha tradito. Era una furia, l'ho denudata, le ho strizzato i capelli, l'ho immobilizzata al muro per scoprire dove si nascondeva la ferita, la lebbra che la devastava. Niente, non c'era niente, il verme era nel cervello. Mi chiedo se sono arrivato al punto massimo di intolleranza. La sto svuotando dei suoi ruoli, della sua personalità, del suo io, in un lento processo di azzeramento. Una scarnificazione di tutto quello che è stata e che del resto è già in disfacimento. O forse sono io che comincio a vederla svuotata di quella pienezza che possedeva, non più un vaso d'elezione, ma un cesto vuoto. Queste rinunce, questa rinuncia totale alla normalità, non è simile a un voto monastico di ubbidienza, di povertà, di castità? Rinuncio a un pranzo al ristorante o semplicemente a un gelato, perché lei non è più in grado di stare in un ristorante o non sa raccogliere il gelato. Ci sono momenti in cui scapperesti di casa, che correresti a impiccarti a un albero, che andresti lontano mille miglia per dimenticare, per non vedere, per non ascoltare. Sono i momenti in cui il rifiuto dell'igiene si tramuta in grido lacerante, ostile. Sono momenti in cui non vorresti esistere. Nella drammaturgia degli antichi greci, gli attori si mettevano la maschera per dire di sé, velarsi per svelarsi. Non è lo stesso congegno della demenza. La malattia cerebrale è il velo che loro si calano davanti per poter manifestare, comunicare agli altri il proprio disagio, il dramma che stanno vivendo, la pena che gli è stata imposta. È un riparo e allo stesso tempo un messaggio pudico per non spaventare. Oggi, per la prima volta da quando in RSA, nel vedermi si è emozionata e ha pianto. L'ho consolata, accarezzandola, asciugandole le lacrime. Non so perché i medici azzerano i sentimenti, sostenendo che è puro automatismo. I loro protocolli sono aridi codici che ignorano i misteri dell'anima.
O per loro l'anima si riduce a un neurone defunto e questi esuberi sono corpi svuotati di ogni interiorità, androidi replicanti, e come tali vengono archiviati. Exultabit solitudo, dice il profeta. Esulterà la mia solitudine. Comunichiamo con lo sguardo, con le mani, con l'album di vecchie foto, con disegnini che traccio con pennarelli colorati, con foglie di basilico, di menta, di alloro, assaporando gli odori. Non sempre arrivo carico di piccoli oggetti, di erbe, di fiori. E allora, dopo la tenerezza, non so che cosa offrirle, con che cosa sollecitarla. Ed è il momento che ho paura del vuoto. Ma dopo essermi arrovellato in cerca di qualcosa per stimolare il suo interesse, è lei stessa a farmi capire che non c'è bisogno di oggetti o di inventarsi teatrini. Stare insieme. Stare insieme è già il massimo dei doni. E non serve fare il clown, il cabarettista. Stare insieme e riconoscersi, basta questo, almeno fino a quando mi riconoscerà. Ti guardo mentre dormi. È bello guardarti mentre dormi. Mentre dormi, torni a essere tu, con la pelle chiara, tra omero e spalla. È bello guardarti mentre dormi. Mentre dormi, ritorni a essere tu. È un accessorio la memoria mentre dormi. Terrò un diario del tuo volto. Terrò un diario del tuo sorriso. L'ultima esattezza, l'ultima simmetria. Se l'età adulta è scomparsa, perché non abbandonarsi all'anarchia dei bambini? Strappare, accartocciare, incollare carta di tutti i colori, fare il verso degli animali, sgolarsi, cantare filastrocche, travestirsi con stoffe, borse, cappelli, vestire e svestire bambole, smontare burattini, stampare impronte di colori sulle pareti, sgommare coi carrelli, giocare ad acchiapparella, a nascondino, a mosca cieca, sfrenarsi in giro tondi. Io e lei, perché non conoscendo più la sua età possa dirsi: vedete, giochiamo, giochiamo. Grazie. Armando Bagalà, Elga Lecca, Alessandro, che però non mi ricordo il cognome, e Alessandro Secci, scusami. Grazie.